Arrivati in Italia, sono stati accolti in una casa famiglia a Caivano per minori non accompagnati. Otto ragazzi, tutti diciassettenni originari di Gambia e Guinea, che hanno sequestrato il responsabile cinquantenne, bloccando l'ingresso della struttura con alcuni mobili, intimandogli di consegnare soldi e i loro documenti personali. In caso contrario, avrebbero appiccato il fuoco alla cooperativa. Giunti sul posto, i carabinieri della compagnia di Casoria sono entrati nella struttura, liberato il responsabile e tratto in arresto i minori con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione. I ragazzi sono poi stati accompagnati al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei di Napoli. A incastrare Ciro Borriello, il sindaco di Torre del Greco, arrestato nell'ambito di un'inchiesta su presunti fondi neri elargiti in cambio di favori, nel settore della lentezza urbana ci sono alcune intercettazioni in cui uno dei fratelli Balsamo parla di presunte dazioni di addirittura 20.000 euro al mese. Ma Borriello non è nuovo a grane giudiziarie, il primo cittadino infatti è stato già condannato in appello a un anno di reclusione per soppressione di atti veri nell'ambito dell'inchiesta legata agli abusi edilizi della quarta città della Campania. La vicenda risale al primo mandato da sindaco di Borriello, quando il primo cittadino fu raggiunto da un'ordinanza di divieto di dimora per avere, secondo le risultanze investigative, fatto sparire un verbale elevato ai danni di un commerciante che aveva installato una vetrina abusiva. A carico di Borriello anche una condanna in primo grado a 3 anni e 3 mesi per questioni legate alla sua professione di medico. Avrebbe spacciato un'operazione di chirurgia plastica per un intervento di ernia per ottenere rimborsi non dovuti dall'ASL. Beneficiario dell'intervento, l'ex presidente del Consiglio Comunale di Torre del Greco e sponsor politico di Borriello, Luigi Russo, a sua volta condannato a 2 anni e mezzo. E ieri pomeriggio il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, ha diramato questa nota con provvedimento odierno, l'intervenuta sospensione di diritto ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 235-2012, è stato sospeso il sindaco di Torre del Greco, Ciro Borriello, tratto in arresto in esecuzione di ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata. In seguito alla sospensione, le funzioni di sindaco vengono assunte dal vice sindaco. Nel giro di 13 giorni accusato di aver commesso ben 5 rapine ai danni di altrettanti esercizi commerciali, la Polizia Stradale di Napoli, gli agenti del commissariato hanno arrestato Fabio De Crescenzo, un pregiudicato di 36 anni. L'uomo aveva preso di mira alcuni distributori di carburanti della tangenziale per ben 2 volte la nota pasticceria Bellavia. La prima rapina risale al 15 luglio, quando a bordo di un SH300, alle 4 di notte, nell'area di servizio IP di Capodimonte, sulla tangenziale di Napoli, si è fatto consegnare l'incasso dietro minaccia di una pistola. Il pomeriggio dello stesso giorno, De Crescenzo, a bordo dello stesso motorino, ha rapinato la pasticceria Bellavia fuori grotta, generando il panico nei dipendenti del bar. Nelle immagini, una delle sue azioni rocambolesche. Gli uomini della sottosezione della Polizia Stradale fuori grotta, poliziotti dell'ufficio investigativo del commissariato San Paolo, lo hanno rintracciato analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, verificando l'intestazione dei mezzi utilizzati e monitorando i transiti degli stessi. Il pregiudicato, una volta intercettato dai poliziotti della stradale Partenopea, che gli hanno intimato l'alta, ha provato a scappare, ma è stato inseguito ed arrestato. Dopo le polemiche scaturite dalla rivolta di un gruppo di migranti, dopo il fermo di un uomo da parte dell'esercito italiano nel quartiere Vasto di Napoli, luogo storico della presenza straniera in città, sembra unanime il parere dei cittadini italiani e di quelli stranieri, commercianti in primis, nel denunciare la condizione di degrado in cui versa la zona, in particolare via Firenze, tra i negozi storici, la pasticceria Lauri, che da anni affianca alla produzione dolciaria tipica delle feste cristiane, quella araba per le celebrazioni islamiche. Abbiamo subito anche noi dei forti cambiamenti. Ci siamo adattati facendo anche noi dei dolci multietnici, eccetera. Però ciò non toglie per quello che sta succedendo. Troppo, è troppo. Si è arrivato ad un punto che non se ne può più. Dalle 6 di mattina fino alle 20 di sera è un discorso. Ma la notte quello che faranno qua sarà l'immaginabile, perché quello che trovo io davanti al mio negozio la mattina, che devo lavare con acqua e varrecchina tutte le mattine, è una cosa al di fuori del normale. Nel mercatino adiacente, dove molti che lavorano sono presenti in Italia da circa 30 anni, il parere è che bisogna trovare una soluzione all'indigenza in cui spesso vengono a trovarsi i migranti da poco arrivati, come spiega Paolo, un commerciante da anni nel quartiere. Ma purtroppo al quartiere, loro ce l'hanno pure ragione, perché questi problemi sono troppo. Poi sul problema è un problema di governo, non è un problema di quartiere, non è un problema di immigrati, non è un problema di cittadini.
Quello è il problema, il governo, che presso loro ha bigliato soldi e ci mandano messa via. E loro sono esseri umani, stanno vivendo, non sono ancora morti, loro devono vivere. Allora, se non c'è possibilità di vivere, come fanno? Devono stare messa via. Allora, quando uno sta messa via, non ce l'hai casa, non c'è soldi per mangiare, non c'è niente, è normale loro diventare come un animale, perché non è più essere umano più. Quello è il problema. L'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino continua il suo trend positivo e lo fa con un luglio 2017 da record, con il superamento della cifra di 1 milione di passeggeri. Per quanto riguarda il dato progressivo, da gennaio a luglio sono stati circa 4 milioni e 600 mila i passeggeri tra arrivi e partenze, con un incremento di traffico complessivo pari al 22% ed una crescita del traffico internazionale del 26% rispetto ai primi 7 mesi dello scorso anno. I dati e le loro ragioni nelle parole di Armando Brunini, amministratore delegato di GESAC, società che gestisce lo scalo. Abbiamo fatto 1 milione di passeggeri a luglio, è un record storico. Il record precedente era dell'anno scorso e non superava i 900.000 passeggeri in un mese, quindi sono dati importanti questi qui. 93 destinazioni collegate direttamente. Questo significa che i flussi sono ormai articolati, arrivano turisti da più parti d'Europa e i napoletani e i campani hanno molte possibilità di scelta di viaggio. Infatti sono aumentati moltissimo i turisti, ma sono aumentati anche molto i viaggi dei campani, che magari prima avevano meno possibilità, meno opzioni. Oggi invece tra EasyJet, Ryanair e le altre 27-28 compagnie che operano sul nostro scalo sicuramente ci sono tante diverse possibilità di viaggio, spesso anche a buoni prezzi. Gli inglesi continuano a essere il mercato più importante, abbiamo diversi aeroporti collegati in Inghilterra, 4 città importanti che fanno sempre da best seller, ovvero Londra, Parigi, Barcellona e Amsterdam, però stanno andando forte anche le nuove mete tipo Lisbona. E invece in termini di viaggi outgoing, quindi dei napoletani e dei campani che vanno in vacanza, fortissimi Grecia, le isole greche e le Baleari. Consigli utili spiegati da Emilia De Santis, terminal manager dell'aeroporto internazionale di Capodichino. Siamo appunto presenti in tutte le aree del terminal dell'aeroporto per dare assistenza e informazioni al passeggero, che può contattarci sia via telefono attraverso il numero del nostro ufficio informazioni 081 7896 259 o attraverso i canali social, in particolare Twitter, dove abbiamo un canale dedicato NAP Airport Help, dove è possibile raggiungerci tutti i giorni dalle 9 alle 17 per informazioni sui voli, sulle partenze e sui servizi dell'aeroporto. Si chiama popolarmente Lido Mappatella o Mappatella Beach, la spiaggetta davanti alla rotonda Diaz sul lungomare di Napoli, quella in cui i napoletani, per recarsi, si facevano la mappata, cioè il fagotto con il pranzo e il costume, per poi giungere al mare. Questo è ancora oggi l'unico luogo del centro della città dove i napoletani meno fortunati possono prendere un po' di sole e fare il bagno. Senz'altro, meglio di questo non ce n'è qualcun altro. Come si sta qua, signora? Per me benissimo, poi non lo so gli altri. Da quanti anni venite qua? Parecchi. Parecchi anni, sì. Benissimo, quella è la cosa principale, se no non avrebbe senso. Qua si sta molto bene perché si sta un po' come si sente come in una famiglia, che oggi i soldi non si possono spendere, non possiamo andare dove vogliamo andare e ci dobbiamo accontentare di venire qui, a Mergellina. Già si sta bene, 35 anni fa si deve sempre bene qui su, ma c'è un po' di micciuglia, purtroppo, è leve che è così. Benissimo. Da quanto tempo venite? Sono già 2 mesi che vengo qui a prendere un po' di tintarella, a me piace il sole. Il mare? Il mare la mattina è pulitissimo, è un amore per me. A me Mergellina piace, perché sono di Napoli e mi piace Mergellina. Oltre 5 milioni di euro destinati agli asili nido della Campania. E questo è il programma approvato dal Comitato Operativo di Supporto all'Attuazione riguardo i piani di intervento per il settore infanzia. In particolare, a sostegno delle iniziative di investimento per gli asili nido sul territorio del Comune di Napoli, la Regione Campania ha ottenuto per più di 1 milione di euro l'approvazione di piani per il sostegno delle strutture delle Municipalità 2 per l'apertura di pomeriggio, per la Municipalità 3, la 6 e la 9 per interventi di manutenzione.
Inoltre, le strutture della Municipalità 8 beneficiano della riprogrammazione delle economie per altri 266.000 euro. Questi finanziamenti si aggiungono alle risorse già stanziate per gli asili nido dei comuni di Bosco Tre Case, Caserta, Ceppaloni, Casoria, Gianove Tusto, Salerno, Santomenna e Piano di Sorrento. L'obiettivo della Regione, ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, è il potenziamento dell'offerta esistente e l'apertura di nuovi asili nido. Secondo l'assessore all'istruzione Lucia Fortini, si tratta di un importante stanziamento che consente di implementare e sostenere la costruzione di una rete di offerta di asili nido rispondente alla domanda dei territori. Un'eclissi lunare, l'ultima dell'anno visibile dall'Italia, ha dipinto il cielo d'agosto a Napoli. La migliore eclissi che possiamo vedere, ha spiegato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, seppur parziale. I napoletani hanno osservato la luna sorgere piena, ma intaccata da un morso di ombra della Terra. Uno spettacolo suggestivo che ha visto la fase massima della parzialità alle 20:20. Alle 21:50 la Terra ha smesso di bloccare i raggi solari e l'eclissi è del tutto finita. Fortunato che si è trovato in una posizione isolata e sopraelevata rispetto al resto della città. È qui che l'eclissi si è mostrata in tutto il suo splendore. Uno degli spettacoli da non perdere, specialmente in questa serata così tranquilla, non tanto fresca, però qui sopra è sempre tutta un'altra aria. La luna, bella, bella luna, bellissima. È una cosa veramente meravigliosa, non ho mai visto cose così belle. Ma innanzitutto io amo Napoli, da napoletana, e poi da qua il panorama è splendido, no? Non c'è nulla da dire perché parla, lo spettacolo è lì. Eccezionale, bellissimo, capita ogni tanto, eh? Da napoletana è difficile non gradire questi spettacoli, io penso che siamo privilegiati. È una cosa eccezionale vivere in questa città perché ogni istante ci riserva uno spettacolo indimenticabile per me. Per me ogni cosa è uno spettacolo. Mi dispiace per chi non è di Napoli, anche per chi non lo è, ci critica nei versi tutti negativi, nota tutte le negatività. Forse proprio perché ci sono questi spettacoli.